Amici e amiche di sportatino.it, ben trovati nuovamente con le nostre videosintesi. Siamo trovati al barista del Marie Curie di Pergine per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile, dove alla sinistra dello schermo dei vostri PC con la consueta maglia giallo-blu c'è la Delta Informatica Trentino Rosa, e alla destra invece dello schermo dei vostri PC maglia rosso-nera c'è invece il Bruel di Bassano. Siamo nel corso del primo set, 18-12 punteggio a favore del padrone di casa allenate da Orlando Coia. Adesso in ricezione con la ricezione di Polato, De Michelis che chiama in causa la seconda linea di Giada Marchioron, che mette così a segno il suo sesto punto personale, quello del 19-12 per l'opposto vicentino di Mara Ostica. È il sesto punto personale con questo attacco dalla seconda linea, questo pipe dalla seconda linea. Decisivo proprio il turno a servizio di Giada Marchioron, perché ha preso palla sull'8-8 e l'ha lasciata dopo 8 battute di fila sul 16-8. Un break importante che ha deciso praticamente questo set. La Delta infatti adesso è avanti di 6 lunghezze, 19-13. Un vantaggio rassicurante per una squadra alquanto esperta della categoria, contro invece una squadra estremamente giovane come invece il Bruel di Bassano, che ora reinserisce Greta Zanon in prima linea, mentre al servizio ci può andare Anastasia Guerra, schiacciatrice classe 96. Buona ricezione di Polato, De Michelis, palla in testa, palla dietro per Martini, sulla quale arriva proprio il muro di Zanon. Tornata in campo pochi scambi fa, rosicchia ancora qualcosina la Bruel di Bassano, portandosi ora a meno 5, 19-14. 5 lunghezze per la Delta ancora in ricezione sul servizio al salto di Guerra. Buona la ricezione, l'attacco poi in primo tempo da parte di Candy. C'è un'altra occasione ancora per la Delta con Alice Martin, che stampa così il suo terzo punto personale. Per lei due attacchi ed un ace, 20-14 il punteggio. E cambio ora chiesto da Orlando Coia, che toglie proprio Alice Martini, cedendo palla al servizio oltre la linea dei 9 metri ad Aurora Bonafini, palleggiatrice trentina, lo scorso anno al Argentario in B2 femminile e precedentemente alla Marzola in Serie C. Jeffers per Bonafini, palla profonda, buona ricezione però di Guerra, va per vie centrali, poi molto bene la Bruel di Bassano con il primo punto di Campostella. Centrale entrata nel corso di questo primo parziale, torna fuori intanto Bonafini, ritorna in campo Alice Martini ed è proprio Campostella, centrale classe 95, 1,90 m per lei, che può andare al servizio. Soprattutto a flotto piede terra, ricezione sbagliata da parte di Martini, deve correre De Michelis in bagger, palla dietro per Marchioron che non può forzare, difende allora Bassano che può rigiocare con questo attacco da posto 2, messo a segno da Sgarbossa, con 3 punti è la migliore realizzatrice della propria squadra. 20-16, Bassano non si stacca, Bassano resta sempre lì, cerca di restare sempre in scia. La Delta che ora ha 4 lunghezze di vantaggio, erano 8 invece al secondo timeout tecnico, sul 16-8, dimezzato quindi il margine della Delta Informatica, ma Bassano sbaglia ora il servizio, la sua terza battuta errata in questo primo set. 0 invece gli errori dalla linea di 9 metri per quanto riguarda il sestetto giallo-blu, che ha commesso anche 4 errori di gioco, 4 sono anche gli errori di gioco messi a segno finora dalla squadra vicentina. Sonia Candy ora può andare al servizio, intanto si chiude il cambio con Todesco al posto di Fonders, Todesco che era entrata nel giro precedente per andare al servizio al posto della centrale roveretana. 21-16 più 5 ora per la Delta Informatica, servizio con Sonia Candy. Flotto piede terra per lei, palla che però termina direttamente in rete. Allora arriva la prima errore in battuta per quanto riguarda la squadra valsuganotta, quella che permette alla Bruel di Bassano di tornare a meno 4, 21-17. Sgarbossa ora al servizio, soprattutto a ricezione di Martini. De Michelis chiama in causa ancora Fondrest in attacco, difende però molto bene la Bruel di Bassano, ma c'è un'altra occasione ancora per la Delta Informatica che si affida a Giada Marchioron, ed è un po' come mettere i soldi in una banca svizzera, a dare palla a Marchioron, suo il punto del 22-17. E allora Bassano, arrivata da coach Malinov, uno scudetto per lui sulla panchina della Foppa Pedretti qualche bell'annetto fa, chiama timeout.
Esaurito il tema 8 chiesto dalla squadra vicentina, si torna in campo col servizio di Marchio Ronna. Buono l'attacco della seconda linea da parte della Bruelli di Bassano, ma difende molto bene Polato, appoggia Paoloni. Subentrata Pirvi in corso di questo primo set e poi l'errore in attacco da parte di Zanon permette alla Delta di allungare sul 23-17, più 6 ora per le padrone di casa. Distante due lunghezze dalla vittoria di questo primo parziale. Ancora Marchio Ronna al servizio, tiene bene questa volta il cambio palla alla squadra vicentina con il primo tempo di Scapati, secondo punto personale per lei, 23-18 il punteggio. In battuta ora può andare Zanon per la Bruel Bassano, accolta per una flotta piede terra cercando e trovando Martini sulla ricezione sui 4 metri, deve correre a palleggiare in bagger De Michelis per Palloni che non può fare altro che appoggiare questa palla, contrattacca Bassano ma tiene però il muro composto da Fondriest e De Michelis, palla per Palloni sulla quale però arriva il muro di Mal della coppia Malinov Scapati e allora onde evitare qualunque tipo di rischio sul 23-19 Coia si gioca un tema discrezionale. 23 per chi riceve, ovvero sia la Delta Informatica, 19 per chi batte, ovvero sia la Bruel di Bassano, con l'eccezione ora di Martini, palla in testa a De Michelis che chiama in causa in fast Silvia Fondriest e arriva il terzo attacco vincente della sua partita per la centrale roveretana, ex Novello Vicenza, 24-19, palla ancora in mano a Puknik che è subentrata a Pirve nel corso di questo primo set, la sua battuta Gianflot, buona la ricezione da parte del Bassano, palla poi in posto 4 con l'attacco portato da Guerra che chiude così il 24-20. Annullata quindi la prima palla set per la Delta Informatica. E in battuta ora può andare Scapati, centrale della formazione vicentina. Giocatrice classe 96 che però sbaglia completamente la battuta, finisce quindi 25-20, 1-0 Delta Informatica. E siamo sbracati quindi nel secondo set di questa sfida fra Delta Informatica e Bruel di Bassano, un secondo parziale a forti tinte giallo-blu in quanto il punteggio è di 21-10 a favore delle padrone di casa. Ora al servizio con Arianna Pirve, trova così la sua prima battuta vincente di questo match, il suo secondo punto complessivo della partita. Spazio in campo a Paoloni in posto 4 e a Bonafini in cabina di regia in un secondo set, sin dall'inizio praticamente tutto quanto di marca giallo-blu, mentre arriva intanto il punto del 22-11 messo a segno dalla Bruel di Bassano. Dopo l'iniziale vantaggio di 4-1 e 8-4, infatti il turno al servizio di De Michelis ha portato le giallo-blu sul 16-5 al secondo timeout tecnico, un vantaggio che poi la squadra di casa ha solo dovuto tranquillamente gestire senza alcun tipo di patema in questa seconda parte del set. Battuta ora di Bassano, recezione di Pirva, Bonafini arma il braccio in posto 4 di Paoloni, il suo attacco viene però difeso dalla Bruelli di Bassano e poi contrattacca ma bene in difesa Marchio Ronna. Bonafini allora palla in posto 4 ancora per Paoloni che si gioca una gran bella lungolinea per Teresa Paoloni, schiacciatrice ex argentario anche lei, 23-11 il punteggio. E Silvia Fondres che prende palla in mano e va al servizio per cercare di chiudere questo secondo set, mancano ora solamente due punti. Gianflot per la centrale roveretana che palla molto profonda, troppo profonda, arriva l'errore in battuta numero 2 di questa partita per quanto riguarda la Delta Informatica, ancora a secco di errori in quanto in questo secondo set è appena questo il primo errore in assoluto della squadra giallo-blu, 0 infatti gli errori di gioco in questo secondo parziale. Arriva intanto lo smash di Scapati che diventa segno il suo sesto punto personale, impattando quindi con Malinov in quanto la migliore realizzatrice della propria squadra e realizzando il 13° punto per le vicentine, 23-13. Eccezione di Polato, Bonafini il tocco di seconda, viene però fischiata un'invasione proprio a Bonafini.
23-14, non cambia di molto il punteggio, il vantaggio della squadra di casa è comunque sempre molto sostanzioso. Battuta ancora la squadra vicentina con Campostella. Palla in posto 4 per Paoloni, viene però murata ancora da Scapati. E allora 23-15, Orlando Coia non ci sta, chiama timeout. Esaurito il timeout discrezionale chiesto da Orlando Coia, si torna in campo sul 23-15, la battuta di Campostella, ricezione positiva da parte della squadra valsuganotta, poi il tocco di Paoloni viene però tenuto a muro dalla formazione vicentina, l'attacco di Marchioroni invece termina direttamente out. 23-16 quindi. Si sta riavvicinando il Brue di Bassano, torna quindi in campo De Michelis al posto di Aurora Bonafini in una cabina di regia. Eravamo 21-10, siamo ora 23-16 con il turno a servizio di Campostella che sta rendendo difficile fare cambio palla per quanto riguarda la squadra valsuganotta, che riesce ora a riportare la battuta dalla propria parte grazie a questa fast giocata con Sonia Candy. Candy che è una giocatrice, una centrale che ama tantissimo il primo tempo, infatti ha un primo tempo letale, davvero un ottimo primo tempo per lei. Adesso però si è esibita in una gran bella fast, brava qui anche De Michelis a servirla nel modo migliore. Allora la palla set proprio nella battuta della palleggiatrice, per lei diverse stagioni in serie a 2. E ora l'attacco di Marchioroni chiude qua i giochi, 25-16, finisce qua questo secondo parziale, 2-0 per la Delta Informatica. Terzo parziale quindi fra Delta Informatica e Bruel Bruno Premi di Bassano, un terzo parziale finora più combattuto rispetto a quelli precedenti, tant'è che i due sestetti sono ora 21-18 grazie al punto messo a segno da Scapati, undicesimo punto per la centrale vicentina, best scorer della propria squadra. Diciamo un terzo set sicuramente più combattuto dei precedenti, infatti la squadra vicentina è riuscita a stare avanti fino al 8-6, poi piano piano la Delta è riuscita a recuperare questo break di svantaggio impattando su l'11-11 e poi riuscendo ad allungare 16-13 al secondo termine tecnico, 19-14. E ora 21-18 in questa parte finale di terzo parziale, con l'attacco ora di Pirv, tenuta però dal muro ancora di Scapati, sta facendo molta fatica in attacco Pirv questa sera. E sul 21-19 Coia chiama timeout. Esaurito il timeout discrezionale chiesto da Orlando Coia, 21-19, si torna in campo col servizio di Bassano, la buona eccezione di Polato, palla dietro per Giada Marcheron che mette così a segno il suo 14° punto personale. Per lei due muri, due attacchi e un 10-17 in attacco, se il mio tabellino non si fa beffe di me. 22-19, tornano ad essere 3 ora i punti di margine a favore della Delta Informatica, che manda a salito proprio il proprio capitano, perdona il gioco di parole, già da Marchioroni, la sua battuta, Gianflotta, arriva l'ace, terza battuta vincente, 15° punto complessivo per lei, 23-19, sprint della Delta quando serviva e subito allora Bassano chiama timeout. Il timeout non è ancora terminato, ma non potevamo non spalancare la nostra videocamera per immortalare quello che è successo sul 23-19, ovvero sia il blackout delle luci e il Marie Curie di Pergine. Si sono spente tutte quante le luci e ora a termine di regolamento si cercheranno di farle riavviare il più presto possibile. La partita però chiaramente otterrà una break. Una decina di minuti d'attesa, ma piano piano le luci del Marie Curie di Pergine si sono riavviate, allora si è potuto riprendere di nuovo la partita, 23-19 il punteggio a favore della Delta Informatica, meno 2 da questo ennesimo 3-0 che consentirà loro di mantenere quantomeno il secondo posto della classifica, visto che la capolista Leali in Padova sarà impegnata in questo fine settimana nel testa coda con la Liu Jo di Modena. Arriva intanto il muro sull'attacco di Arianna Pirv da parte della formazione veneta, che mette così il segno il 23-20. Cambio intanto chiesto dalla formazione vicentina con l'ingresso di Campostella in prima linea, battuta ancora affidata alla formazione veneta che riesce a mettere in grande difficoltà la recezione della Delta che si blocca. Allora palla in posto 4 per il contrattacco di Anastasia Guerra che mette a segno il suo 10° punto personale, quello del 23-21.
una partita che sembrava indirizzata direttamente verso la fine sul 23-19, è arrivato questo blackout e ora siamo 23-21. Cambio chiesto ora da Orlando Coia, che reinserisce Fondrest in prima linea al posto di Todesco, a eccezione di Pirve, De Michelis, da Pipe per Giada Marchioroni, il suo attacco finisce però out, e allora 23-22. Quello che sembrava abbastanza impossibile succedesse sta succedendo, ovvero sia si sta riaprendo questo terzo set che la Delta è riuscita praticamente ad avere in mano. Più uno per le gialloblu. Ora in ancora in ricezione, sempre cercata Pirva, il tocco di seconda di De Michelis, però capisce tutto, almeno in un primo momento in difesa da Bruelli, Bassan a togliere le castagne dal fuoco, ci pensa Ilaria De Michelis con uno splendido tocco di seconda intenzione, 24-22. La prima palla match arriva col servizio di Arianna Pirvar, buona ricezione da parte della formazione veneta, che però contrattacca in modo abbastanza semplice da difendere. Palla allora per Marchioron, non può però attaccare questa pipe, allora può contrattaccare Guerra, il suo attacco finisce fuori, allora è 25-22, finisce qui la partita. La Delta come minimo resta al secondo posto della classifica di questa 2-1 femminile. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questa occasione, arrivederci sempre alla prossima occasione con le nostre video sintesi. Ciao, buona pallavolo a tutti!